Buongiorno a tutti dalla cascina. Questa mattina avrei voluto iniziare questo video con l'energia che mi viene quando siamo qua per fare i lavori, però devo essere sincera che sono abbastanza spenta stamattina, si vedrà anche dalla faccia. Sto pagando un po' di ansie, un po' di... Poi stanotte, sapete quando fate quegli incubi che sembrano talmente reali che, almeno a me succede così, ti inversano tutto il resto della giornata, cioè tutta la giornata tu la passerai come se quello che hai sognato e ti è successo realmente. Ditemi se anche voi siete così, se anche a voi succede questa cosa, perché tra l'altro per me i sogni sono un qualcosa che va ad incidere tanto sulla mia vita, sulla mia giornata, cioè per me i sogni che faccio hanno sempre un significato e cerco sempre un risvolto per cercare di capire perché ho sognato proprio quella cosa, no? E quindi poi influenzano parecchio la giornata. Quindi ho dormito male, veniamo da un paio di giorni comunque belli tosti di lavoro, anche se ieri, come vi ho detto nell'altro video che è uscito lunedì, in realtà domenica alla mattina siamo solo andati a scaricare tutto il doblò da tutta la roba che fino alle 8:30 il sabato sera abbiamo caricato dal garage. E poi nel pomeriggio siamo stati anche relativamente tranquilli. Rafa si è riposato tantissimo, ma ne aveva un assoluto bisogno. Io un po' meno, perché comunque, come ben sapete, la casa va portata avanti lo stesso, non ci si ferma mai. Però ci siamo anche abbastanza riposati ieri. Però, nonostante questo, l'avere dormito male, l'avere tanti pensieri, essere stata sveglia e quindi avere pensato per tanto tempo di certo non ha aiutato. Stamattina che cosa dobbiamo fare? In realtà cosa devo fare io? Perché Raffa è al lavoro, io mi devo occupare di risistemare tutto quello che c'è in giro sparso per la casa, quindi andare a spostare macerie, andare a spostare i vari attrezzi che magari abbiamo lasciato in giro e tutto quanto. Altra cosa che ho fatto, ho controllato l'orto perché stanotte qua ha piovuto tantissimo, quindi sono andata a controllare. E un'altra cosa che ho fatto per ora, abbastanza giusto proprio per tamponare, abbiamo tantissime lumache, io non le voglio uccidere, però mi stanno mangiando già le piantine di fragola e di basilico. Allora, giusto per tamponare, ho messo un po' di caffè intorno. E niente, quindi adesso trovo la voglia di vivere e mi metto a lavorare. Stavolta ho il cavalletto, quindi avrete meno inquadrature storte, promesso. Quindi forza e coraggio, ci vediamo dopo.
voilà, anche questo lavoro fatto, tutto pulito, tutti i legni portati nei legni, tutto lo sporco buttato via, e direi che per oggi abbiamo dato. Sono le 5 e ho finito. Oggi non avevo granché da fare in realtà, quindi me lo sono ben dilazionato nell'arco della giornata. Sono venuti a trovare me e Raffaele i miei genitori a pranzo e ci hanno portato due cose da mangiare. Abbiamo mangiato insieme, quindi diciamo che gli ho dato una mano loro a cercare delle cose, quindi non è che vi ho fatto vedere granché. Per questo motivo non vi saluto di già, perché vorrei inserire altre cose in questo video, però volevo chiudere la giornata salutandovi. Ho fatto tra l'altro, un ordine su Temu, perciò vediamo se arriva in tempo entro venerdì, quando uscirà questo video. Vi faccio vedere cosa ho preso e vi racconto anche un po' come la penso io su questi siti, come li utilizzo, qual è la mia idea. Come secondo me possono non essere demonizzate queste applicazioni, però vediamo se arriva. Se non arriva, sicuramente verrò qua altri giorni, farò altre cose da mostrarvi, perciò ci saranno altre cose in questo video. Per il momento vi saluto, perché finisco di dare una rassettata in giro e poi aspetto Raffa che torna dal lavoro, che poi abbiamo qualche altra cosina da fare, quindi ci vediamo probabilmente domani. Buongiorno, è mercoledì e come vedete non sono in cascina, sono nell'altra casa. Siccome non so bene se arriverà il pacco di Temu, vi avevo detto che avrei fatto un video, e non so se venerdì, essendo fuori casa e quindi non avendo il wifi, riuscirò a registrare ancora qualcosina dalla cascina e mettervelo all'interno di questo video, ho pensato e ho detto creiamoci un'alternativa e una chiusura per questo video, in modo che se devo fare né l'una né l'altra cosa, almeno ho, come si dice, ho una chiusura per il video. Quindi che cosa ho pensato di fare? Ho pensato di farvi vedere alcuni dei libri, alcuni non li ho letti, alcuni li ho letti in parte, alcuni li ho letti tutti, ma ai quali comunque mi ispiro e mi sono creata, diciamo, una, come possiamo dire, una sorta di biblioteca contadinosa, biblioteca legata all'orto, alla natura, alle erbe, e così darvi anche magari dei titoli che non conoscete, che possono interessarvi. Eccomi qua. Allora, come vedete, e ne vedete solo in parte, sono tantini, quindi prima in realtà avevano un ordine, adesso li ho tirati giù tutti da lì, l'ordine non ce l'hanno più, perciò vado un po' a random. Allora, come capirete, sono una grande fan delle erbe, quindi di libri sulle erbe ne ho veramente tantissimi. Questo qui è molto bello perché ha per ogni erba il disegno, come c'è nei vari erbari antichi. Ti spiega famiglia, pianta, tipo di fusto, eccetera, dove nasce, come si coltiva, le curiosità, e poi per ognuna di queste erbe, che è la cosa che piace di più a me in assoluto, come utilizzarla ad esempio in cucina. Però voglio andare a letto, in cucina. Qua vabbè, parlava del dragoncello, ti dice alcune ricette proprio con tanto di ingredienti e tutto quanto per utilizzarlo. Ed è, guardate, un bel tomo, quindi questa è davvero molto completa. Si intitola La grande enciclopedia delle erbe ed è edita da Dix. Editore Dix. Altro libro sulle erbe, Segreti e virtù delle piante medicinali. A questo tengo parecchio perché me l'ha dato in dono la mia amica Sami ed era della sua nonna, e questo, come vedete anche dal bordo, ma dal libro in sé in generale, è molto molto vecchio, e anche questo qui è davvero bello. Ha
un po' meno erbe rispetto magari all'altro, però dei divide in, se non sbaglio, piante spontanee, curarsi con le piante, anche qua ti dà poi le piante, quindi piante spontanee, piante coltivate, come curarsi con le piante e così via. Questo qui, vi ripeto il titolo, è Segreti e virtù delle piante medicinali, selezione dal Reader's Digest. Poi, ecco, questo qui è quello che mi ha regalato Raffa, esatto, questo è quello che mi ha regalato Raffaele. Ci sono 600 e più erbe officinali dal Giardino dei Semplici, dei conventi di ieri e di oggi, i rimedi, le tisane e le pratiche curative. Questo qui è quello delle arti del convento, edizioni del Baldo, eccolo qua. E anche questo qui dentro, come vedete, è così, è un filo meno dettagliato del primo che vi ho fatto vedere, però comunque anche questo ha tutte le sue belle illustrazioni e informazioni. Anche questa è un'altra piccola enciclopedia presa al mercatino dell'usato su come utilizzare le erbe della Gribaudo. Questo qui è, vedete, un pochino più moderno. Poi, vabbè, questo qui è un libricino piccino picciò, sempre il libro dell'erborista di De Vecchi Editore. Anche questo qua l'ho preso scontato, tipo 2 euro e qualcosa. E vedete, è però tutto in bianco e nero, fatto così. Sempre l'erbario della salute, anche questo un po' vecchietto perché comunque ancora, sempre di De Vecchi Editore, quindi lo stesso di questo qua, addirittura il prezzo in lire, e anche questo l'ho preso a un mercatino dell'usato. Anche questo qui ha sia le immagini che i disegni un po' più stile vecchio e ti fa vedere tutte le applicazioni, la descrizione e così via. Poi, vabbè, questo qui era un libretto che avevo preso al mercatino dell'usato perché mi sembrava molto bello. È la mia prima enciclopedia della natura. Guardate che bei disegni. Io ogni tanto mi perdo nei libri per bambini, mi piacciono, reputo che siano estremamente fatti bene alcuni anche per gli adulti. Cioè, guardate che bello, la montagna d'inverno. Cioè, secondo me questo qui è bellissimo. Inizialmente l'avevo preso per fare un regalo, poi non ho più visto chi dovevo regalarglielo e me lo sono tenuto. Libri sulla luna legati all'orto, ne dovrei avere 3. Partiamo da questo, che è Servirsi della luna di, qua qua i nomi, Thomas Pope e Joanna Paunger, credo. Questo qua praticamente parla dell'influsso della luna sulla natura, sulla salute e sulla quotidianità in generale. Spiega bene tutto il discorso legato ai ritmi della luna, le fasi lunari, quindi c'è tutta una parte prima esclusivamente legata a che cos'è la luna e come funziona, e poi ovviamente questo l'ho letto tutto, e poi la parte legata anche ai segni zodiacali, cosa vuol dire la luna in un certo modo piuttosto che un altro, e poi ovviamente l'influsso sulla natura, sull'orto e così via. E questo è un altro. E poi, sempre legati alla luna, ho questo che è il giardinaggio con la luna e il cielo. E questo qui invece è il lunario delle semine secondo tradizione. Questo qui, ad esempio, non l'ho ancora letto tutto. Lo stavo leggendo, siccome è diviso mese per mese, adesso vi faccio vedere ad esempio giugno. Io l'ho preso che era maggio, quindi ho letto maggio. Adesso che è giugno dovrei leggere la parte dedicata a giugno. È tempo di zucchine e fagiolini. Quindi vi dice giugno in luna crescente, giugno in luna calante, cosa fare nell'orto, cosa fare nel giardino, cosa fare nel frutteto, e poi vi dà anche dei consigli sulle semine e i trapianti e anche su alcune ricette, tisane, decotti e così via. Poi ho questo bellissimo libricino sulle aromatiche e le spezie, anche questo molto bello.
qua lo vedete sottolineato perché l'ho utilizzato molto anche perché in rievocazione storica, quando facciamo il periodo del 1200, quindi del Medioevo italiano, io mi occupo dell'erboristeria. Ecco anche perché ci sono tutti questi libri dedicati alle erbe, perché li ho bisogno per studiare, per non dire cioè, stupidaggini alle persone che vengono durante le didattiche. E quindi questo qua è molto carino, dava degli spunti anche storici e così via, quindi l'ho preso. E questo qui dovrebbe essere sempre edizione del Baldo. Ovviamente non è che mi baso solo esclusivamente su questo libricino, ne ho usati diversi, come appunto potete vedere da qua. Poi vabbè, ho questo libro sull'aromaterapia. Questo qui l'avevo comprato tantissimi anni fa, anche questo, vedete, comunque anche qui siamo sempre sul discorso, è però legato all'aromaterapia, quindi al naso, non tanto agli effetti che possono avere le erbe, le piante, se le utilizziamo per il benessere inteso fisico come decotti, tisane e così via. Questo è uno, e sempre su questo stile un po' così. Vi farei vedere questi qua. Allora, questi qua sono tutti della stessa collana, anche se per uno cambia il colore. Erano tutti i libricini di Gribaudo che io ho preso, come difendere la salute con le erbe, guarire con i rimedi naturali, come mantenere la bellezza con le erbe. E conoscere e utilizzare le erbe del benessere. Tisane, ovviamente legato alle erbe, cioè, qua ti divide, diciamo, il libricino è diviso in apparati o disturbi e ti dice per ogni cosa potresti utilizzare. Poi vabbè, vi faccio vedere questi perché sono in realtà delle cosine prese o in negozio, in farmacia, eccetera. Questo qui è un libricino della Lush con dei consigli, se non sbaglio, su gli oli essenziali. È proprio un manualetto sugli oli essenziali della marca Lush. Questi qua invece che vedete così a libricino sono tutti quadernetti dei rimedi naturali, quaderno delle tisane, i funghi della salute. Sono di questa farmacia in Svizzera, stavo dicendo, me li ha dati la moglie di un mio carissimo amico d'infanzia, di famiglia. Andavo da loro per il loro cane e sapendo della mia passione per le erbe e tutto quanto, mi ha regalato tutti questi libricini appunto con le spiegazioni anche sui funghi, eccetera, perché loro si occupavano in farmacia anche di fare questi preparati. Oddio, c'è un modo di dire corretto, si dice. Hai in mente durante il video? Ma penso che ci siamo capiti. Un altro libricino che ho preso al mercatino dell'usato è La farmacia della natura di Gribaudo, sempre. Anche questo, guardate com'è bello. Ah, è diviso per lettere dell'alfabeto. Guardate che bello. Ed è così, dalla A alla Z. È la medicina celtica. Vabbè, l'affascinante mondo dei Celti, i rimedi naturali degli antichi druidi. Che poi vuol dire tutto e vuol dire niente, perché in realtà è un discorso un po' da fare un po' più a fondo, il discorso sui druidi, ed è la medicina di Santa Ildegarda. Sono uno delle edizioni Il punto d'incontro e uno di PM, perché li ho presi per quello che vi dicevo prima, occupandomi dell'erboristeria nel Medioevo del 1200 italiano. La figura di Suor Ildegarda è fondamentale da conoscere e è stata veramente una donna pazzesca, una visionaria, una studiosa, quella che noi oggi chiameremo dottoressa, perché non la si può definire in maniera diversa da questa, e anche un po', come posso dire, quasi magica, direi, perché certe cose. Ci si chiede ancora adesso come abbia fatto per le possibilità dell'epoca a capirle, cioè è una donna incredibile. Se vi va, cercatevi qualcosina su internet perché credetemi, ne vale la pena.
Coltivare l'orto e il libro dell'orto, anche questi qua sono vecchietti, arrivano sempre dalla zia di Raffaele. Per il giardinaggio ne ho uno solo, questo qui preso al mercatino dell'usato. Il bello del giardinaggio, trucchi, idee, suggerimenti per avere balconi, terrazzi e spazi verdi sempre in fiore. Abbiamo questo libro che è Vivere e lavorare in campagna di Edizioni del Baldo, molto 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 bello. Io avevo dei segnalibri stranamente dove si parla di galline e di galli. Però questo è diviso in più parti, c'è la parte marrone che è quella del coltivare, che è questa qua, quella anche un po' più spessa, come guardate che bella, cioè io farei uno sfondo del telefono con questa cosa qua, vabbè. Poi la parte in blu è quella dell'allevare e ci sono, vabbè, tante cose sul pollaio, sul coniglio. Poi la parte verde del trasformare, la bordeaux dedicata al vino, e questo è uno. L'altro, sempre legato un po' al tema campagna e fattoria, è l'autosufficienza in fattoria. Non si capisce che mi piacciono quelli dell'edizione del Baldone. No, ma va. Oh mamma, mi si è informicolata la gamba, sto parlando da troppo. Vabbè, questo è così, è tutto, abbiamo in dispensa, in cantina e in cucina. Veramente, secondo me, super 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 carino. Questo qui è veramente tostarello, il manuale della vita naturale. Di questo qua ne avevo parlato anche un po' di tempo fa, è veramente completo, è molto bello, anche questo spiega davvero la qualunque, ok? Però è bello, bello complicatino come libro sotto alcuni aspetti. Però credetemi che ha tantissime informazioni super da sapere, cioè qua ti fa vedere addirittura come imparare a riscaldarsi senza utilizzare il riscaldamento della casa, o all'inizio ti spiega come comprendere il tempo, come orientarsi nello spazio, cioè come capire dalle nuvole se pioverà oppure no. Questo davvero è molto 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 interessante. Infatti, perché vi dicevo che fa vedere anche come riscaldarsi da solo, perché in realtà è una guida pratica all'autosufficienza. Questo, che è di Lucia Cuffaro, una persona che io stimo tantissimo, e si chiama Fatto in casa. Qui lei vi spiega tutto quello che ci si può fare da soli legato a alimentazione, cosmesi, igiene personale, pulizie ecologiche, riciclo creativo e così via. È suddiviso anche qui in argomenti e secondo me è fighissimo. Spiegato in maniera super semplice, super chiara, lei bravissima. Altra persona che ammiro moltissimo è Stefania Rossini. Credo che entrambe, sia Lucia Cuffaro che Stefania Rossini, le possiate trovare anche qui su YouTube. Lucia Cuffaro fa una rubrica su Rai 1, se non sbaglio, mi perdoni perché mi confondo con i giorni, comunque nel weekend, a 1 mattina. Esiste ancora, ha cambiato nome quel programma lì, non lo so, perché purtroppo io recupero le sue cose tramite la newsletter eccetera, perché la televisione, chiamiamola normale, non la guardo mai. E lei è un'altra, lei vive in provincia di Brescia e è una persona secondo me bravissima. Tra l'altro sempre lei ha scritto anche altri due libri, che sono Vivere in 5 con 5 euro al giorno e Cucinare guadagnando in soldi e in salute, che io non ho ma dovrò assolutamente recuperare. E questo si intitola Fare di necessità virtù. Tantissimi consigli di autoproduzione per vivere un po' low cost, cercando di farsi un po' furbi, soprattutto per la propria salute, ma anche per il proprio portafogli. Trucchi e segreti senza tempo. Io questo lo sto leggendo in questo periodo, vedete, infatti avevo la matita dei Pokémon come segnalibro, e parla un po' dei vari rimedi della nonna, le cose che si possono, come pulire ad esempio i tappeti, la moquette, cosa utilizzare, cosa non utilizzare, così via.
ed è edito anche questo da Gribaudo. Direi basta, ve li ho fatti vedere tutti. Fatemi sapere nei commenti se qualcuno di questi libri l'avete anche voi, se li avete letti, quale magari vi ha incuriosito di più, interessato di più. E niente, io direi che se non ci sarà altro per questo video, vi saluto qui, vi ringrazio per essere stati con me, come sempre ricordatevi tutte le varie attivazioni, commenti, mi piace, campanelle, condivisioni, iscrizioni e via dicendo. Vi mando un mega abbraccio, spero che voi possiate essere felici e ciao!